d'acqua possiamo avere uno scorcio di alcuni campi coltivati in provincia di Cuneo e in questo momento vi faremo vedere che tipi di alberi e frutti vi si possono trovare per fare il confronto con quelli che giornalmente troviamo al supermercato. Sono vari tipi di peschi e in fondo alla corsia possiamo notare un contadino che lavora i meli e li pota. Questo è un castagneto e anche questo bosco di questi tipi di alberi in questa stagione non produce né fiori né frutti né foglie, mentre al supermercato possiamo trovarne di diversi tipi, ma non essendo a chilometri zero non hanno le stesse caratteristiche delle castagne che possiamo trovare in questo bosco in autunno. Questo è un fico, mentre quello alla nostra destra è un albero delle prugne. Ci troviamo in una delle tante serre dove possiamo osservare lattuga, erba cipollina, spinaci, altri tipi di insalata. Continuando, altra lattuga. Del prezzemolo e per finire la cicoria. Queste sono tutte le varietà di insalata che si possono trovare in questa stagione. L'aridità nei campi nell'inverno. In questa stagione si possono trovare pochissime cose, tra le quali ci sono semplicemente le mele, molti tipi di insalata. Mentre al supermercato possiamo trovare abbiamo potuto trovare numerosi prodotti che arrivano da lontano, il contrario infatti di chilometri zero, subiscono perciò più trasporto, vengono trasportati quando ancora non sono maturi e ricoperti da una serie di fertilizzanti e pesticidi.